Dopo la valanga di nuovi giochi arrivati a settembre, pensavamo che ottobre sarebbe stato un po' più calmo. Beh, ci sbagliavamo, perché questo mese è pieno di grandi annunci. Ottobre è iniziato con un altro debutto su Game Pass, quello di The Lamplighters League, un gioco d'azione e strategia che vi farà riassaporare il piacere dei vecchi tascabili d'avventura. Ci abbiamo giocato a Gamescom e ci è piaciuto moltissimo. Atterrato su Game Pass il 3, trasporta i giocatori in una versione alternativa degli anni 30, in cui una setta malvagia è sul punto di conquistare l'intero pianeta, che in realtà suona quasi meglio del ventennio. Per fermarli dovrete formare una squadra di avventurieri ed emarginati, ognuno dotato di abilità speciali diverse. Ogni missione che affronterete sarà uno spasso grazie a un gameplay che mescola vari generi. Il vostro team dovrà girarsi di nascosto per la mappa, eliminando i bersagli isolati in tempo reale, prima di affrontare il nemico in battaglie tattiche a turni. I possessori di PC hanno già avuto l'occasione di farsi strada nel mondo grimdark di Warhammer 40.000 Darktide. E ora anche chi gioca su console potrà sporcarsi le mani. Darktide, arrivato su Game Pass il 4, è un gioco di ruolo d'azione in prima persona che permette di creare un personaggio su misura. Ad esempio, un sensitivo armato di bastone che fa esplodere le teste dei nemici con la magia. Oppure un gigantesco energumeno dotato di mitragliatrice, che dopo tutto è sempre un modo per far esplodere le teste dei nemici. Insomma, personalizzate il personaggio in base allo stile di gioco che preferite. I vostri amici possono fare lo stesso e insieme farete un vero macello in modalità multigiocatore online. I giochi dal tono cupo continuano con Hellboy Web of Weird, in arrivo il 18. In questo picchiaduro roguelike, Hellboy si fa strada a pugni in una terrificante dimensione sovrannaturale. Esplorandola incontrerete creature da incubo e imparerete a metterle al tappeto sfruttando le precise meccaniche di combattimento corpo a corpo del gioco. E l'atmosfera si preannuncia fedelissima all'originale, visto che la storia è stata scritta insieme al padre del personaggio, Mike Magnolia. Per quanto ci sia piaciuto brandire martelli da guerra e governare navi viking, siamo felici di questo ritorno alle origini di Assassin's Creed. Mirage, il nuovo titolo dell'amatissima serie di avventure in terza persona, vede come protagonista Basim, un ladruncolo nella Baghdad del IX secolo a cui viene offerto di entrare a far parte di qualcosa di molto importante. E vai con abiti bianchi, lame celate e tuffi eleganti nelle balle di fieno. Assassin's Creed Mirage si preannuncia un vero capolavoro del gioco stealth, quindi non dimenticatevi di iscrivervi e cliccare sulla campanella delle notifiche per seguire le notizie che lo riguardano prima e dopo l'uscita del 5 ottobre. Se vi sono piaciuti gli altri giochi di Sword Art Online, non potete perdervi Last Recollection. Questo gioco d'azione in terza persona ha un cast di personaggi giocabili più ampio che mai e ognuno ha uno stile di combattimento unico e spettacolare. È in questi giochi dal ritmo frenetico, dove spade infuocate e pugnali magici tempestano lo schermo, che si apprezza davvero la fluidità della grafica a 60 fps di Xbox Series X e S. Ma il combattimento non è l'unico aspetto importante del gioco. Sword Art Online Last Recollection offre una storia emozionante, nuovi personaggi e un sinistro antagonista chiamato Cavaliere Oscuro. E arriva il 6 ottobre. Forza Motorsport non è un gioco come gli altri. Questo racing game ridefinisce il significato di next gen con un comparto tecnico davvero all'avanguardia. Vanta più di 500 magnifiche vetture riprodotte con grafica fotorealistica e una gestione della fisica avanzatissima, come il ray tracing calcolato in tempo reale durante le gare. Per non parlare dell'effetto coinvolgente della tecnologia sonora e dell'elevata capacità di guida della IA. Insomma, il 10 ottobre, giorno del lancio, Forza Motorsport si presenterà alla griglia di partenza di Game Pass e pensiamo che inizierà subito a fare incetta di trofei. E se volete assicurarvi un posto in prima linea, potete accedere al gioco con 5 giorni di anticipo comprando la Premium Edition. Il grande classico Lords of the Fallen è pronto a un reboot di lusso, previsto per il 13. Questo RPG Souls-like d'azione trascina i giocatori in un cupo mondo fantasy, che è 5 volte più vasto dell'originale e almeno 10 volte più pericoloso. Ho fatto una stima d'occhio, non chiedetemi di mostrarvi i calcoli.
Ma una cosa è certa, Lords of the Fallen vi permetterà di creare personaggi tutti vostri e lanciarvi in cruenti battaglie contro boss enormi. E poi sembra una vera gioia per gli occhi. Ed ecco un altro amato franchise che torna alle origini con un'avventura 2D intitolata Sonic Superstars. Il nuovo titolo vanta una stupenda collezione di livelli da percorrere a tutta velocità e personaggi memorabili con cui giocare. Potete anche fare squadra con gli amici e giocare insieme online o in locale. Se caotiche partite cooperative e gameplay fulmineo fanno per voi, correte su Game Pass il 17. Sonic Superstars vi aspetta! Nessuno è più pericoloso di un mago, tranne un mago con la pistola. O così recita il detto, mi pare. In ogni caso, questa è la premessa di Wizard with a Gun, un nuovo sandbox di sopravvivenza in cui i giocatori devono collaborare per sopravvivere usando le antiche arti magiche della stregoneria e le armi da fuoco. Con le risorse che raccoglierete potrete fabbricare proiettili incantati, migliorare il vostro arsenale e lanciare incantesimi più intricati con effetti devastanti. Più vi inoltrerete nei numerosi biomi magici del gioco e più risorse troverete, sbloccando così nuovi oggetti mistici. È davvero il momento ideale per diventare maghi e potrete farlo a partire dal 17. A volte è un uomo in calzamaglia, altre è una volpe di cartoni, ma in ogni caso Robin Hood è sempre un personaggio degno di nota. Questa nuova versione della leggenda è un esaltante gioco d'azione in terza persona in cui Robin combatte insieme alla sua banda di fuorilegge. Gangs of Sherwood consente a 4 giocatori di fare squadra online per combinare i diversi stili di combattimento dei vari personaggi ed eseguire combo devastanti. Non è del tutto fedele all'originale, ma come potremmo non perdonare un gioco che ci propone un Little John in versione cyborg che spappola i nemici col suo pugno metallico? Gangs of Sherwood arriva il 19 ottobre. Se Hot Wheels Unleashed non vi era bastato, non temete, è in arrivo un sequel per colmare quel vuoto. Turbocharged contiene 130 vetture Hot Wheels di vari tipi, come ATV e motociclette. Ognuna offre un'esperienza di guida completamente diversa, moltiplicando i possibili approcci alle varie piste di gara. Il gioco originale è già su Game Pass. Dategli un'occhiata e poi preparatevi ad andare su di giri con Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged il 19. L'incantesimo è spezzato e gli eroi si sono risvegliati. I gargoyle tornano in una magnifica versione rimasterizzata della classica avventura anni 90. Attraversate le strade di Manhattan in questo platformer a scorrimento orizzontale e usate artigli, ali e muscoli per proteggere l'umanità. Questa volta potrete anche godere di comfort moderni come il riavvolgimento istantaneo e la colonna sonora rimasterizzata, oltre alla possibilità di scegliere tra la versione classica a 16-bit o la nuova grafica ispirata al cartone animato. Come i gargoyle protagonisti, il titolo combina magistralmente il vecchio e il nuovo e sarà disponibile dal 19. Endless Dungeon è un roguelike tattico a 2 joystick in arrivo il 19. Un gruppetto di eroi rimane bloccato su una stazione spaziale abbandonata e cerca un modo di fuggire, ma per farlo dovranno affrontare ondate infinite di robot e alieni e scalare i livelli della stazione. È probabile che non ci riuscirete al primo tentativo, o al secondo, o al 20esimo, ma ogni volta che morirete potrete potenziare la squadra e prepararvi a ripartire ascoltando i soavi brani del saloon. Mica male, eh? E a proposito di brani, la nuova edizione di Just Dance è piena di canzoni con cui scatenarsi. La versione di quest'anno contiene 40 nuovi brani per tutti i gusti, dalle hit più recenti come Flowers di Miley Cyrus, a classici senza tempo come I Wanna Dance With Somebody. Non correrete nemmeno il rischio di stufarvi perché nel corso dell'anno arriveranno nuovi contenuti a rinfrescare l'atmosfera. Ma tanto non ci stufiamo mai di Miley Cyrus. Just Dance 2024 Edition vi aspetta il 24 ottobre per dare inizio alle danze. E ora, una delle serie videoludiche più acclamate da pubblico e critica, famosa per le rivoluzionarie meccaniche di stealth e trame astruse piene di robot giganti e complotti planetari. La Master Collection Volume 1 vi permetterà di tuffarvi in 3 classici capitoli di Metal Gear Solid a partire dal 24 ottobre. È una raccolta imperdibile sia per i novizi del franchise, sia per chi ha passato gli ultimi decenni a nascondersi negli scatoloni.
Contiene i primi tre titoli della serie e un sacco di contenuti bonus come colonne sonore digitali, sceneggiature e graphic novel, oltre a versioni diverse di ogni gioco. Cities Skylines 2 ricalca le orme del predecessore espandendolo sotto ogni aspetto. Ora potremo costruire città più vaste e dinamiche, piene di cittadini dotati di vite individuali. Il nostro compito è di assicurare il loro benessere senza nuocere all'economia, di gestire le crisi improvvise e prepararci a quelle future, e di ricordarci che ogni singola scelta ha conseguenze per l'intera città. Non è poco, ma d'altra parte il gioco non si chiama mica Paesello Skylines, giusto? Gli abbonati a PC Game Pass potranno fondare la città dei propri sogni il 24 ottobre, giorno del lancio del titolo. E se vi abbiamo incuriosito, date un'occhiata a questo video in cui giochiamo a Cities Skylines 2 a mezz'aria, appesi a una gru. Questa è... Traballa! Possiamo scendere, per favore? Tra Forza Motorsport e Sonic Superstars, questo mese è già iniziato a passo di corsa e la volata continua il 26 con Ghost Runner 2. Questo slasher in prima persona raccoglie il testimone del primo capitolo e guadagna il comando grazie a nuove abilità con cui sfrecciare, saltare e afferrare i nemici in un'ambientazione distopica cyberpunk. Ma attenzione, stavolta i cattivi sono in grado di adattarsi alle tecniche che usate. Per non fare un salto nel vuoto dovrete imparare ad affrontare gli arguti nemici di Ghost Runner 2. E in fretta. Beh, se dopo tutti questi giochi di corsa avete il fiatone, Mineko's Night Market è il posto ideale per fare una pausa. Questo tenero simulatore sociale arriverà su Game Pass il giorno del lancio, 26 ottobre, e incaricherà i giocatori di mettere insieme una serie di chincaglierie da vendere in negozio. Per riuscirci è necessario apprendere una vasta gamma di competenze. Ad esempio, imparare a travestirsi per accedere alle aree con le risorse migliori o mercanteggiare con i clienti per strappare loro un prezzo più alto. Ma non è tutto. Il gioco è ambientato in una misteriosa isola di ispirazione giapponese, piena di curiose missioni secondarie e gatti da accarezzare. La lunga attesa è finita. Il sequel della classica storia horror di Alan Wake arriverà su Game Pass il 27, portando con sé nuovi modi con cui terrorizzarci. Stavolta i protagonisti sono due: Wake, scrittore tormentato le cui storie diventano realtà, e un agente dell'FBI intrappolata al loro interno, Saga Anderson. Questo vi permetterà di esplorare due mondi diversi, le bellezze paesaggistiche di Bright Falls e il regno da incubo soprannominato il Luogo Buio. Insomma, con Alan Wake 2, la paura e i brividi raddoppiano. Quale modo migliore di trascorrere Halloween? Se l'horror non fa per voi, perché non dedicarvi alle arti marziali con UFC 5 in arrivo il 27? Promettiamo che questo fighter next gen vi stenderà. Il nuovissimo sistema di impatto calcola i danni inflitti da ogni colpo durante il combattimento e costringe i giocatori a cambiare strategia per difendere i punti più indeboliti, evitando così che il medico metta fine all'incontro. Se riuscirete ad anticipare e mettere al tappeto l'avversario, potrete rivivere il glorioso momento grazie alla nuova funzionalità di replay cinematico, in cui ogni KO sembra girato da John Woo. Ok, basta freddure, basta battute, è ora di fare sul serio e scoprire chi è l'headbanger numero 1. Per incoronare il vincitore ci basterà sottoporre 30 piccioni a una serie di sfide musicali assurde che metteranno alla prova memoria, riflessi, tempi di reazione e ovviamente talento da rapper. Collezionate potenziamenti con cui far perdere il ritmo ai rivali e sbloccate elementi estetici con cui personalizzare il vostro piccione. Potrete scatenarvi fin dal giorno del lancio, perché Headbangers Rhythm Royale arriverà dritto su Game Pass il 31 ottobre. Siamo infine arrivati al vertice di questa rassegna mensile. Ecco a voi Jusson. È francese. In questa serena avventura scalerete le pareti di una torre vertiginosa. Per riuscirci dovrete risolvere rompicapi, esplorare nuovi ambienti e interagire con chi incontrate. Grazie all'intuitivo schema di controllo, aggrapparsi a un appiglio dopo l'altro è davvero soddisfacente. La cullante colonna sonora e il fatto che morire è letteralmente impossibile rendono Jusson uno dei titoli più rilassanti di sempre. E lo troverete subito su Game Pass il giorno del lancio.
Ecco, anche un piccolo aggiornamento su uno dei nostri giochi preferiti qui a Xbox Italia. La decima stagione di Sea of Thieves attraccherà il 19 insieme a 3 nuovi modi di giocare. I pirati più compagnoni potranno formare delle gilde e lavorare verso un obiettivo comune, mentre quelli più ambiziosi potranno intraprendere nuovi emozionanti viaggi alla conquista di un antico manufatto. Inoltre, se preferite starvene in santa pace insieme a pochi amici fidati, potrete creare sessioni private. E questo è tutto ciò che avevamo da dirvi su ottobre. Fateci sapere con quale di questi titoli non vedete l'ora di trascorrere l'autunno. Lasciateci un commento e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!